mistica, quello che era il tuo ricordo tutto particolare per Marta Catulli di Varente, è morta a 101 anni, nella grazia di Dio, irrobustita da una fede veramente solidissima, che era gracile fisicamente ma grande nello spirito, e in questa celebrazione veramente attendiamo la misericordia di Gesù e di Maria, perché il Signore raccoglie veramente il paradiso.
Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano. È entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo e poi, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù rispose: oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anche lui è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Vuole vedere ciò che sta accadendo, ma Gesù
nostra vita, di essere sempre più disposti ad aiutare gli altri. Gesù bussa ed entra nella nostra casa e non lo possiamo prendere fuori, o se deve uscire fuori dal nostro cuore, certamente il nostro cuore deve cambiare vita. E quello che Gesù ha detto, sono venuto per chi, per coloro che hanno bisogno della grazia e della salvezza. E allora in questa circostanza dobbiamo veramente essere disposti con un animo umile, con un animo semplice, a saper accogliere questa parola. Così come la Vergine Maria, in un atteggiamento di umiltà, ha accolto l'invito del Signore. E nel momento dell'annunciazione, certamente il cuore della Madonna ha cambiato atteggiamento, perché ha riscoperto quella grazia, quell'abbondanza di grazia che il Signore ha voluto riversare sulla sua persona. E da quel momento diventa la madre del nostro Signore. La parola di Dio ci deve provocare. La parola di Dio deve cambiare la nostra vita. La grazia che il Signore ci viene a concedere non soltanto in questi ultimi giorni dell'anno giubilare, ma ogni giorno, ogni momento della nostra vita, il Signore è sempre accanto a noi e bussa sempre al nostro cuore, perché possiamo veramente ritrovare quella strada giusta che conduce alla salvezza. E allora ti grazie al Signore per questo momento. Puntiamo lo sguardo su colui che è venuto a cercare e a trovare chi era perduto, ma soprattutto puntiamo lo sguardo
allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue per amore dell'eterna alleanza, versato per voi e per tutti le missioni dei peccati, fate questo in memoria di me.
Immacolata Madre di Dio, Vergine Maria, con confidenza di grande innalziamo il nostro cuore a te, per invocare il tuo materno soccorso. Vergine accomodata dallo Spirito Santo, alimenti in noi lo stupore della fede, la certezza della speranza e l'ardore della verità, e insegnaci a custodire nella preghiera e nell'obbedienza la vita della grazia, sorrogata in noi dal Battesimo.
dati